attaccato moltissimo in queste fasi per tantissimi motivi. L'ho fatto unicamente per i miei pazienti, perché quando la sera vado a dormire sono più sereno, sentendo che i pazienti a cui noi abbiamo inviato il plasma stanno meglio. Aveva ragione Giuseppe De Donno, la terapia al plasma contro il Covid funziona. Lui lo diceva già da marzo del 2020, quando per primo aveva iniziato a curare i malati con la trasfusione. Ora, a dar ragione allo pneumologo di Mantova, che fu zittito in ogni modo, è uno studio pubblicato sulla più prestigiosa rivista scientifica al mondo. Soprattutto uno studio condotto dall'ospedale considerato universalmente il numero uno al mondo per le malattie infettive, ovvero il Johns Hopkins di Baltimora. Lo studio mette nero su bianco che la somministrazione di plasma convalescente entro i primi 9 giorni dalla comparsa dei sintomi riduce il rischio di progressione della malattia che porta al ricovero. Abbiamo parlato con Arturo Casadevall, autore dello studio, considerato uno dei più importanti infettivologi americani. Noi negli Stati Uniti il plasma lo stiamo usando. Il plasma è l'unico antivirale che funziona contro le varianti. Gli chiediamo che cosa ne pensa della situazione in Italia. Spero che le autorità in Italia, che è il paese leader in questo campo, considerino la terapia al plasma. Date un'occhiata al nostro studio e rendete questa terapia accessibile ai cittadini. E quindi De Donno aveva ragione? L'Italia è stata all'avanguardia in questo. Avete fatto voi i primissimi studi sul plasma e l'idea era giusta. Insomma, la domanda sorge spontanea. Perché noi ad oggi non lo stiamo ancora usando? Non lo usiamo ancora perché abbiamo confidato molto sull'efficacia degli anticorpi monoclonali. Anticorpi monoclonali a cui però la variante Omicron ha dato scacco matto. Non appena arriva una nuova variante, i monoclonali non funzionano più. E infatti negli Stati Uniti la FDA ne ha bloccato la somministrazione e ha invece autorizzato proprio il plasma convalescente per i soggetti più a rischio. Sarebbe stato logico non abbandonare completamente la ricerca sul plasma. Purtroppo da un anno a questa parte si è spento tutto. Sentite cosa suggeriva De Donno nel lontano maggio 2020 in audizione al Senato. Un percorso che porta a creare una banca del plasma, ma questo devono farlo tutte le regioni. E infatti negli Stati Uniti lo fanno. C'è una banca dati dedicata al plasma convalescente e aggiornata ogni giorno. Lo raccolgono e lo usano. E noi invece? C'è stato un totale blocco. L'ultimo censimento sul plasma disponibile in questo paese è fermo a maggio 2021. Ce n'è pochissimo o non ce n'è proprio? Sono diciamo delle scorte minime, li teniamo eventualmente ancora finché non scadono. Molte persone malate di Covid chiedono aiuto agli avvocati per avere il plasma. È molto molto difficile, quasi impossibile ottenere la somministrazione di plasma negli ospedali italiani. Che tutti usino il plasma è una cosa fantastica. L'Italia deve essere orgogliosa di questo, l'Italia. La scienza è una, non esiste colore della scienza. Ma tu, Luca, sei uno dei primi guariti da De Donno. Sì, oggi sono qui e grazie a lui, infatti dovunque sia dico grazie, perché mai poi mai, da come si erano messe le cose, si pensava che io potessi uscirne. Io stavo morendo praticamente perché non riuscivo più a respirare in nessun modo. Poi mi è stata fatta la prima sacca di plasma. Dopo 2 ore che era finita la prima sacca, a quel punto ho iniziato a respirare con il naso e con la bocca, non riuscivo a crederci. Sono arrivata là con la saturazione a 77, cose del genere. All'anticamera della morte, praticamente. E oggi mi trovo, ringraziando al dottor De Donno, a parlare con voi.